Ciao, sono Alessandro Marras e oggi vi porterò nella città più svizzera che c'è. Questa è Lucerna e questo è Travel Test. Stiamo per entrare nel traforo del San Gottardo, il tunnel ferroviario più lungo di tutto il mondo. In 20 minuti percorre più di 57 chilometri e via, verso Lucerna. Eccoci a Lucerna, la città della luce. La leggenda vuole che si chiami così perché dei barcaioli dal lago avevano visto un angelo. Un'apparizione luminosa vista proprio vicino a dove oggi c'è il ponte coperto. Questo probabilmente è il punto più importante di Lucerna. Dietro di me c'è il ponte della Cappella. Pensate che era una struttura difensiva una volta. E in mezzo c'è la Torre dell'Acqua. Sulle travi del ponte sono raffigurati i quadri della storia di Lucerna, dalla sua fondazione in poi. Tra le cose imperdibili, qui a Lucerna c'è la chiesa dei Gesuiti, la prima chiesa barocca di tutta la Svizzera. Questo è un piccolo assaggio di Lucerna. Non vedo l'ora di scoprire tutto il resto. Lucerna è una città dove si respira da sempre arte e cultura. Alla Rosengart Collection di Lucerna ho incontrato la fondatrice, Angela. È lei a mostrarmi quella che era la sua collezione privata. I'm very fond of all these. They were all chosen with the heart. A Lucerna c'è un altro museo dedicato all'arte, il Kunstmuseum. Qui la maggior parte degli artisti esposti sono svizzeri. C'è persino un'opera di Daniel Spörri. In una villa appena fuori città c'è il Wagner Museum. È un po' come entrare nella casa del compositore, come se il tempo non fosse passato. Ci sono ancora i suoi oggetti, i suoi abiti, i suoi libri, i mobili. In questa casa, la mattina di Natale del 1870, Wagner ha eseguito per la prima volta l'idillio di Siegfriedo. A Lucerna la musica si respira in ogni angolo. Basta girare per strada. Lucerna è una città circondata da acqua e montagne, a metà tra il lago dei Quattro Cantoni e le Alpi Svizzere. Finalmente siamo arrivati nel Golf Club di Lucerna e con questo sole non vedo l'ora di fare due lanci. Tiger Woods, sto arrivando. Immersi in un parco incontaminato si può giocare e nel frattempo godersi il panorama. Siamo al centro del lago di Lucerna. È qui che si incontrano i quattro cantoni svizzeri. Va bene, adesso inizia la parte più divertente della giornata. Si inizia a bagagliare. Andiamo verso il centro del lago. Una delle località più antiche affacciate sul lago è Vegis. È qui che ho deciso di rilassarmi. La piscina confina con il lago e ci sarà un motivo se questo posto si chiama Riviera della Svizzera Centrale.
Lucerna è sinonimo di eleganza, stile e anche di modernità, nonostante il suo passato illustre. Basta fare un giro per le sue strade. Alcuni degli occhiali esposti da Gotti sono realizzati con stampanti 3D, mescolando tecnologie e design all'avanguardia. Si dice che gli svizzeri sono famosi per gli orologi e la cioccolata, ed è proprio vero. Qui a Lucerna, poi, c'è una delle cioccolaterie più raffinate di tutta la Svizzera. Sono appena stato nella cioccolateria più buona di tutta Lucerna e ho assaggiato la cioccolata più strepitosa. Pensate al cacao dal Brasile con un retrogusto di fragole leggermente piccante. Vedere da vicino come si costruisce un orologio è pazzesco. Uno non si rende conto di quanto minuscoli siano gli ingranaggi. Dopo una giornata così, mixology, buona musica e si riparte con la nightlife di Lucerna. Lucerna è una città viva e pulsante, ma appena fuori città c'è tutto un mondo da scoprire. Due montagne vicinissime al centro, eppure incontaminate, il Righi e il Pilatus. Mi ha appena spiegato che le forme sono sia di latte vaccino che caprino e che il latte arriva proprio dalle mucche della zona. Dal Monte Righi la vista è magnifica. Chissà come sarà dai 2000 metri del Monte Pilatus. Il rope park sul Monte Pilatus è una bomba, ci sono discese e salite mozzafiato, dovete provarle. Fa impressione vedere Lucerna così piccolina da quassù.